Buonasera, benvenuti in Curia Giulia. Questa sera il pubblico è numerosissimo nonostante il freddo intenso e pungente. E siamo qui appunto per il secondo appuntamento del ciclo di conferenze all'atere della mostra che abbiamo nel Tempio di Romolo, il viaggio di Enea da Troia a Roma. Questa mostra che si inserisce in un progetto molto più ampio, che è il progetto Rotta di Enea, che è un itinerario culturale. Questa sera abbiamo anche il presidente Giovanni Cafiero dell'associazione Rotta di Enea. L'itinerario culturale è stato inserito tra i 48 itinerari culturali nel 2021. Il parco ha aderito già dal 2019 e quindi proprio nell'ambito di questo progetto si è pensato di dedicare ad Enea questa mostra piccola ma preziosa in un luogo straordinario, suggestivo, qual è il Tempio di Romolo. E la mostra è poi anche collegata a una visita più ampia, no? Al Foro Romano, al Tempio di Vesta e anche sul Palatino, a Casa di Augusto, le Scale Caci, un po' l'itinerario a ritroso, l'itinerario che Enea e che è descritto appunto da Virgilio, che fece Enea appunto quando giunse anche a Roma e incontrò Evandro. Quindi questa sera sono molto felice perché abbiamo con noi Roberto Petriaggi, che ci terrà questo racconto sulle navi degli eroi, un racconto con delle basi solide, testimonianze archeologiche, perché Roberto Petriaggi è stato nel nostro ministero tantissimi anni, ma non dico da quando a quando, ha fatto parte del servizio, ecco, importantissimo, il servizio tecnico per l'archeologia subacquea, STAS, istituito nel 1986 nell'ambito del Ministero della Cultura, e ha diretto tantissimi cantieri di ricerca sia in Italia che all'estero, e più tardi all'interno dell'Istituto Centrale del Restauro ha fondato e coordinato una specifica sezione operativa proprio dedicata alla conservazione e restauro dei reperti di provenienza subacquea. Spesso veramente veri capolavori dell'arte antica, come il satiro danzante di Mazzara del Vallo. Non si sente? Adesso si sente, ecco, benissimo. Tra l'altro, ecco, voglio anche citare alcuni dei curatori della mostra: Sandra Gatti, Nicoletta Cassieri, poi c'era Daniele Fortuna, Roberta Alteri, che fanno parte di questo progetto. E quindi grazie davvero a loro, sia per appunto il grande contributo per la mostra e anche per l'organizzazione della serata di questa sera. Quindi dicevo, tornando appunto a Roberto, negli anni di questa attività ha studiato la possibilità di condurre direttamente nei cantieri di scavo stratigrafico subacquei anche le attività proprio conservative. Quindi durante lo scavo subacqueo cercare di sperimentare e verificare la durata, l'efficacia di interventi, di operazioni di pulitura e restauro proprio in situ. Questo è molto importante, anche molto innovativo, devo dire. Poi anche un particolare impegno ha rivolto al tema della fruizione e della valorizzazione di questi beni, i beni quindi subacquei, e quindi aprire questi insediamenti subacquei o presenze subacquee, testimonianze subacquee ai visitatori, quindi dei veri e propri nuovi musei sottomarini, quindi in condizione di piena leggibilità. Da qui il progetto Restaurare sott'acqua, che dopo le prime sperimentazioni nella villa romana di Torre Astura sulla costa laziale, dal 2003 ha avuto come principale teatro il Parco Archeologico Sommerso di Baia. Il progetto continua ancora tutt'oggi e ha all'attivo numerosi interventi anche in altre regioni d'Italia e del Mediterraneo. Il successo del Parco Sommerso di Baia in questi ultimi anni e il crescente interesse da parte dei subacquei e dei visitatori provenienti da tutto il mondo
oltre che lo spazio riservato nei media negli ultimi risultati dei lavori, confermano appunto proprio la bontà di questo progetto, dell'intuizione avuta da Roberto Petriaggi. Concludo aggiungendo che Roberto Petriaggi, oltre a essere autore di numerose pubblicazioni e monografie, dal 2004 dirige Archeologia Marittima Mediterranea, è una rivista scientifica di studi internazionali di archeologia subacquea e navale che vanta davvero non solo addetti ai lavori, ma anche appassionati lettori, un pubblico molto più ampio. Oggi quindi Petriaggi ci parlerà delle navi degli eroi, cioè delle imbarcazioni e degli aspetti tecnici della navigazione tra la fine dell'età del bronzo, al tempo in cui furono ambientate le epiche gesta dei protagonisti della guerra di Troia, e l'inizio dell'età del ferro. Quindi siamo tra il XII secolo avanti Cristo e la fine del IX, inizio VIII secolo avanti Cristo. Quindi intanto grazie a Roberto Petriaggi di essere qui e grazie anche a tutti voi. Quindi la parola a Roberto Petriaggi. Grazie. Buonasera, grazie a tutti. Ringrazio il direttore e ringrazio i colleghi che hanno fatto un po' da tramite per la chiacchierata di questa sera. E ringrazio tutti voi, siete molto numerosi, vuol dire che il tema incuriosisce, appassiona, perché poi tutti noi abbiamo nelle scuole, dalle medie perlomeno, sentito parlare degli eroi dell'epica troiana e poi dell'epica tramandata da Virgilio sul viaggio di Enea, la rotta d'Enea, e che è alla radice della nostra civiltà, alla radice anche della nostra città. E quindi le vicende degli eroi ci hanno sicuramente appassionati fin dall'infanzia. E riflettevo proprio questi giorni che poi alla fine, in fin dei conti, siamo un po' tutti eroi, perché tutti noi attraversiamo un percorso sulla nostra navicella, che la nostra esistenza, la nostra vita si svolge su una navicella sballottata dalla nostra storia personale e dal mare che noi attraversiamo, che è la storia nella quale siamo immersi. E allora, senza voler fare troppo i presuntuosi, siamo tutti un po' compartecipi di questa fatica degli eroi che tornavano dalle loro epiche imprese cercando poi quella pace e quella serenità che avrebbero trovato nelle loro terre o nelle nuove terre misteriose a cui accenniamo anche questa sera in questa chiacchierata. Cercherò questa sera di rispondere a questo interrogativo, quali fossero gli aspetti delle navi che tra la fine dell'età del bronzo e l'età del ferro avevano accompagnato, anzi erano stati i mezzi sui quali si erano trasferiti gli eroi che alla guerra parteciparono, alla guerra di Troia, e poi quelli che tornarono dopo la distruzione della città, i greci che tornarono come vincitori e i troiani che erano un popolo in fuga al seguito di Enea. E per fare questo gettiamo prima un'occhiata sul mare Mediterraneo. Nel sottotitolo di questo intervento accenno a una frase che viene riportata nei poemi di Omero, è una definizione del mare: il mare è colore del vino, è un'espressione che a noi moderni suona strana. Il colore del mare per noi è azzurro, è blu, è verde delle volte, è celeste, del colore del cielo, ma questo colore del vino come l'ha tirato fuori Omero? Omero parla proprio di oinops, cioè che ha lo sguardo, ha l'aspetto del vino. È oinops pontos, mare dal colore del vino, e è un'espressione che descrive
forse in un modo particolare l'emozione, la suggestione suscitata da questa immensa superficie in movimento, misteriosa, che nascondeva abissi imperscrutabili e che soltanto chi va per mare abitualmente nella vita può provare e può riconoscere, perché il mare dal colore del vino, il mare presenta questo colore del vino soltanto in alcuni momenti della giornata, e che sono quelli dell'alba e del tramonto. Quindi abitualmente noi che per mare ci andiamo per fare i bagni d'estate, andiamo al mare così per svago, difficilmente ci facciamo cogliere dall'alba o dal tramonto, perché all'alba dormiamo, al tramonto andiamo a fare l'aperitivo, insomma si va a cena. Ma chi sta per mare assiste a questa scena miracolosa, per cui il mare si trasfigura e rimanda colori quasi impossibili, e in questa gamma vasta di colori c'è un momento in cui il mare ha quel colore violaceo, quel colore porpora, che è il colore del vino. E questa espressione è stata studiata, è stata rivoltata da linguisti antichisti, ha ispirato scrittori, poeti, ma anche una persona normale sa la fortuna di vivere il mare interamente, come fanno i marinai, può maturare l'esperienza di cui parla Omero. Il Mediterraneo è stato un crogiolo di civiltà, e anche Platone descrive questa situazione del mare dal punto di vista fisico. Basta guardare l'immagine del Mediterraneo e si capisce come Platone arrivi a questo pensiero. Il mare Mediterraneo è una specie di lago, lo possiamo assimilare ad una pozza, una pozzanghera. E vedete sotto l'immagine del Mediterraneo, io ho scritto la frase di Platone: come rane intorno a uno stagno. Dice Platone, i popoli che sono stabiliti intorno alle rive del Mediterraneo sono come le rane che fanno lo stesso intorno all'acqua di uno stagno. Ed è un contesto di mare interno, di mare che apparentemente è facile da attraversare. È questo contesto che ha fatto sì che fin dall'inizio, dagli albori della presenza dell'uomo, gli uomini abbiano guardato alle altre rive e abbiano tentato di attraversarlo. E per i motivi più disparati, quello basilare è il motivo della necessità. La necessità rappresentata dalla spinta della ricerca di nuovi spazi, nuove terre da sfruttare, ma anche di materiali nuovi, materiali che nelle proprie terre scarseggiavano. Per esempio, già nell'età neolitica, la ricerca dell'ossidiana, che era una preziosa fonte di materia da lavorare per ricavare attrezzi di lavoro, per ricavare lame, per tagliare, per radere, per fare un'infinità di cose, anche per la concia delle pelli, perché la pelle andava ripulita, grattata, insomma, ecco, l'ossidiana era un materiale preziosissimo e che non era presente dappertutto, però noi lo troviamo un po' sparso in tutto il Mediterraneo, perché su mezzi di fortuna, noi che siamo abituati a strumenti GPS e diavolerie moderne, non difficilmente pensiamo al fatto che questi uomini su piroghe, su imbarcazioni monossile, se ne andavano in giro per il Mediterraneo già dal Neolitico. Beh, noi non partiremo dal Neolitico, però un'occhiata un po' al di fuori dei confini della storia che ci interessa la daremo. Il Mediterraneo ha conservato anche oggi tracce di questi passaggi, non so se si vede bene, tutti quei nomi che vedete lungo le coste del Mediterraneo sono nomi di altrettanti porti,
alcuni dei quali sono ancora utilizzati perché hanno cambiato, logicamente le infrastrutture sono infrastrutture moderne, ma se hanno funzionato nell'antichità continuano a funzionare anche oggi, perché come si dice, squadra che vince non si cambia, e una location, diremmo con una voce moderna, che ha funzionato, anche oggi può funzionare, e questi punti di partenza, di approdo, disseminati lungo il Mediterraneo, vedete, sono molto fitti lungo la penisola italiana, perché la penisola italiana è stata ed è ancora una pista protesa lungo il Mediterraneo e funge da tramite e da punto di passaggio quasi obbligato. E sono rotte che si sono dipanate lungo questo mare, affrontando anche difficoltà dovute dalla presenza di venti avversi. E noi conosciamo questi dati di navigazione più che altro dal racconto di poeti e di storici e dalle tracce, come ho detto poc'anzi, per esempio l'ossidiana ci dà idea di questi movimenti per reperirla, e quindi la ricerca subacquea e la ricerca archeologica anche sulla terraferma ci danno la idea di queste rotte per approvvigionarsi delle materie più ricercate. Quanto tempo impiegassero gli antichi era una variabile soggetta al mare, quindi alla situazione meteo marina e soprattutto da certe caratteristiche stagionali dei venti, perché la navigazione storica è una navigazione a vela e quindi ha bisogno del vento per potersi esplicare. E le prime navigazioni avvenivano su mezzi, abbiamo detto, come le imbarcazioni monossile, sono, vediamo se riesco, vedete in basso a sinistra una piroga recuperata in un fiume del nord d'Italia, e invece a sinistra vedete ancora in alto quella specie di cesta, è un tipo di imbarcazione ricavata da telaio di legni che formano una sorta di cesto ricoperto di pelli. Difatti il nome di queste imbarcazioni in arabo è kuffa. Kuffa è una cesta, ma questo tipo di imbarcazioni molto primitive, che venivano utilizzate per percorrere i fiumi nel senso della corrente, poi venivano anche smontate, potevano essere come una tenda da campeggio, potevano essere impacchettate e riutilizzate, e quindi poi erano veramente delle imbarcazioni molto primitive, ma anche efficaci per piccoli trasporti lungo i corsi d'acqua. E un modello simile era anche nel nord Europa, quelli che chiamano i coracle nel nord Europa, ma sono un modello analogo, imbarcazioni fatte di pelli rese impermeabili con l'impiastro di particolari unzioni e semplici rametti di legno. Per arrivare alla presenza della vela dobbiamo arrivare allo scorcio del IV secolo. Questa è una immagine che proviene dall'Egitto e già vediamo che rispetto al tronco scavato della piroga e alla cuffa, al cesto, qui abbiamo un tipo di natante molto più articolato con una vela, e quindi siamo già ai prodromi di quelle che noi possiamo chiamare vere navi. Quarto millennio avanti Cristo. Adesso siamo in un'epoca un po' più recente, cominciamo ad avvicinarsi a qualche cosa che ci interessa più da vicino. Quella che vedete a sinistra, quella padella, si chiama proprio padella, è una delle padelle di Siros. Si chiamano padelle, ma non ci facevano le uova al tegamino,
Non si sa bene a cosa servissero, che cosa ispirasse la loro costruzione, però queste padelle, quelle di Siros soprattutto, perché queste padelle sono presenti nel Mediterraneo orientale in un'ampia area che va dalla Grecia all'Anatolia, ma quelle di Siros hanno delle caratteristiche molto interessanti. Vedete, già nel disco della padella lo intravedete, quella sorta di... sembra una scolopendra quasi, un insetto, ma è un'imbarcazione, e vedete accanto alla padella graficamente rappresentate i vari tipi di imbarcazioni che sono rappresentate in questo modo sulle padelle di Siros. E oltre a questo tipo di imbarcazioni che già ci danno la presenza per esempio dei rematori, che sono queste zampette della scolopendra, queste immagini ci fanno vedere che questi natanti erano anche decorati in qualche modo molto interessante. Sulle prue ci sono dei pesci, in questo caso per esempio, vediamo. L'uso di queste padelle forse è legato a particolari motivazioni, forse di culto, cultuali o addirittura legate alla fertilità e quindi alle figure femminili. In basso, vediamo se riesco a indicarlo qui, si vede? Sì. Devo andare, ecco qua, vedete in questa parte qui? Ecco, quel triangolo in basso è la rappresentazione di genitali femminili, e questo è un motivo che è su alcune padelle molto chiaro, qui forse nell'immagine non lo vedete molto bene, e è il motivo che ha fatto pensare che queste fossero dei manufatti legati alla fertilità. Chissà, noi potremmo pensare ai nostri riti del battesimo per esempio, è qualcosa che ci sfugge nella sostanza. Quello che è curioso è che in questa rappresentazione, scusate un attimo, ecco, vedete che al lato della parte centrale ci sono delle raffigurazioni vegetali che ritroviamo anche qui. Ecco, questo è invece un sigillo cretese, e qui c'è una nave, per esempio, rappresentata, ecco, si vede, non so se si vede bene, e queste sono in relazione tra loro con queste foglie vegetali, che in questo caso hanno un carattere, su questo elemento, su questo sigillo, hanno un carattere votivo, quindi religioso. Ecco perché una religiosità legata alla sfera femminile è possibile anche per questi oggetti di dubbia utilità. Un'altra rappresentazione, in questo caso siamo intorno al 1000, prima del 1600, poco prima del 1600 avanti Cristo, di imbarcazioni, è quella interessantissima che è stata trovata a Tera Santorini, dove è rappresentata una scena che è insieme una scena pacifica, forse un corteo, una processione navale, dove ci sono queste snelle immagini di imbarcazioni ricche, ben decorate, con dei passeggeri a bordo protetti da sovrastrutture con festoni che viaggiano, diciamo così, tutte in corteo, forse proprio per una commemorazione di un fatto civile di dovuto a eventi legati alla sfera della vita cittadina, oppure anche qui un fatto legato alla sfera religiosa. Contemporaneamente lo stesso tipo di imbarcazioni,
in un'altra parte della scena che qui non è rappresentata, invece partecipa in azioni di guerra. E vediamo che questo tipo di imbarcazioni presentano la caratteristica molto particolare di essere spinte da uomini alla pagaia. Vedete, questo particolare è il particolare della scena della parte centrale delle navi. Sembrano spinte da rematori che remano seduti con i remi che fuoriescono dagli sportelli, ma in questo caso si vede molto bene la rappresentazione di uomini alla pagaia. È una cosa particolare che non si ritroverà così spesso poi nelle rappresentazioni successive, perché queste imbarcazioni di Tera costituiscono quasi un unicum. In questa formulazione non le troveremo più nei secoli successivi, perché la tipologia delle imbarcazioni delle quali andremo a interessarci sarà completamente differente, e le vedremo già qui. Qui siamo in ambiente egiziano, e quelle che vediamo rappresentate sono imbarcazioni databili all'epoca che ci interessa. Stiamo entrando proprio nel tempo della navigazione dei nostri eroi. Quelle che vediamo qui sono raffigurate su una tomba di Tebe. Ah, grazie tante. La tomba di Chenamon in Egitto, e rappresentano non delle navi egiziane, ma sono delle navi di tipo mercantile che erano utilizzate in quel periodo, alla metà del XIV secolo avanti Cristo, e benché siano navi di ambiente siro-palestinese in servizio in un porto egiziano, vedete che ci sono personaggi che stanno dalla nave trasbordando delle anfore, e ci sono delle scene di tipo commerciale con il commerciante che è davanti a uno scriba. Evidentemente si registravano questi arrivi, ed è una scena portuale di grande efficacia. Ecco, benché queste navi siano di tipo siro-palestinese e sono navi che agiscono in un porto egiziano, sono navi del XIV secolo avanti Cristo, e sono navi che cominciano a avvicinarsi all'epoca che è l'epoca di nostro interesse. Vi esorterei a osservare alcuni particolari. Intanto l'aspetto semilunato di queste imbarcazioni, che sono a forma di banana e hanno a poppa e a prua le estremità sollevate, e vedete tutta l'immagine è l'immagine di una mezza luna con l'estremità uncino sollevato verticali. E poi guardate il tipo di albero: l'albero centrale con delle funi tiene due aste orizzontali, che sono un pennone superiore, quello più alto, e un pennone inferiore. In questo caso vedete l'albero a riposo con la velatura smontata, non c'è il telo della vela, ma ci sono soltanto i sostegni, appunto queste due aste orizzontali. Uno è il pennone superiore, l'altro è il pennone inferiore. Quindi abbiamo detto imbarcazioni semilunate, con le estremità appuntite verso l'alto, profonde, un albero centrale con questi caratteristici pennoni. Beh, questo tipo di navi dovevano essere navi di cui non poteva fare a meno una grande flotta da guerra che era organizzata per una spedizione per invadere un paese, per un assedio, perché oltre alle navi da guerra, che sicuramente erano differenti e le vedremo da questo tipo di navi, doveva esistere un supporto
di imbarcazioni per le vettovaglie e per quello che i romani avrebbero chiamato impedimenta. E quindi queste navi, che sono non greche propriamente, neanche egiziane in questo porto, però erano navi molto comuni in quel periodo nel Mediterraneo. E abbiamo detto navi da guerra e navi da trasporto. E il metodo di costruzione delle navi era uno solo, cioè era uno, c'erano metodi diversi, un paio di metodi erano quelli più in voga, ma sia per le navi da guerra che per le navi mercantili si costruiva allo stesso modo. E la costruzione procedeva con l'impostazione di un guscio, il guscio esterno, che era un guscio autoportante, cioè che cresceva in maniera che non aveva bisogno di sostegni interni. E voi direte: ma come si fanno a mettere delle tavole a formare un guscio e queste si reggono da sole senza essere inchiodate a qualcosa che le sostenga? Beh, era proprio la caratteristica delle navi dell'età antica, che era totalmente diversa da quella moderna fino a poco tempo fa, quando si costruivano navi di legno, mentre dal Medioevo ai nostri giorni si costruiscono le imbarcazioni di legno inchiodando le assi del fasciame a uno scheletro predisposto, e in inglese dicono skeleton first, prima lo scheletro. In antico si procedeva all'inverso, shell first, prima il guscio. E come facevano? Facevano con questo sistema, guardate, vedete questo particolare? Per salire asse sopra asse, le tavole erano predisposte con delle fossette, delle piccole incavi, nei quali veniva inserito un tenone di legno, una tavolettina di legno. Tutti questi incastri sul lato breve della tavola andavano a connettersi con la tavola che veniva posta poi sopra. Quindi si predisponeva la chiglia, poi il torello, il fasciame, quello più vicino, e poi a salire le altre tavole inserite con questi dentelli. E in questo modo si poteva salire quanto si voleva, e soltanto a un certo momento si inserivano all'interno le costolature che servivano per dare saldezza maggiore, dare maggior sicurezza e unità all'insieme. La costruzione shell first che abbiamo appena descritto è quella a mortase e tenoni, che sarebbero le mortase, i piccoli incassi, e i tenoni, le linguette. C'è un altro metodo shell first, non a mortase e tenoni, ma quelle che i romani chiamano, vediamo se, eccolo qua, chiamavano i romani sutiles naves, cioè le navi cucite. In questo caso quello che assicurava la tenuta di tavola e tavola era una cucitura che correva lungo tutta la costruzione. In questo modo la tenuta dei lacci faceva in modo che la nave fosse salda, e la tenuta invece dal punto di vista della stagnatura era data dal fatto che il legno immerso nell'acqua si gonfiava, e quindi la giunzione sia, scusate, devo tornare indietro, sia in questo caso con mortase e tenoni, sia in quest'altro caso con la legatura, i punti di contatto erano così stretti una volta che il legno si era gonfiato che non entrava l'acqua. Ma per maggior sicurezza le navi venivano anche impeciate, e quindi venivano spalmate di sostanze bituminose che le rendevano impermeabili, tanto che Omero parla delle navi nere,
le nere navi degli Achei. E Omero ci dà testimonianza della contemporaneità dei due metodi. Nell'Iliade parla delle navi degli Achei che dopo il lungo assedio cominciavano a mostrare i legni marci e soprattutto i legacci che si sfaldavano. Sono state tradotte nei secoli in modi più disparati, perché non si capiva cosa fossero questi legacci. Si era pensato anche alle sartie, cioè al sistema di funi che servivano per le vele, ma non regge questa cosa, perché le sartie si possono smontare e mettere via. Quello che si sfaldava nelle navi, si è capito poi con l'archeologia subacquea, quando si sono scoperti i relitti e si è visto che c'erano navi che erano state cucite, e allora si è capito, ah, ecco che voleva dire Omero quando diceva che i legacci si sfaldavano, e che dopo 9 anni queste navi a secco si sfaldavano, perché era il materiale che veniva meno. Quindi nell'Eliade parla di questo, e invece nell'Odissea, quando descrive Ulisse che si costruisce la barca dopo tanto tempo che stava da Calipso, ed Ermesse gli ha detto: figlio mio, devi tornare a casa, che vogliamo fare? C'è tua moglie che ti aspetta. Allora lui si costruisce in 4 giorni una barca, e Omero descrive esattamente questo tipo di costruzione qua. E quindi questa è una prova letteraria che poi è stata riscontrata dall'archeologia, la contemporaneità di questi metodi. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma bisogna correre, se no facciamo mattina. Andiamo avanti. Ecco. E parlavo dell'archeologia subacquea. L'archeologia subacquea esordisce dopo la guerra, tra gli anni 50 e gli anni 60, e in tutto questo tempo, dopo la guerra, è proprio negli anni 60 che per la prima volta un archeologo va sott'acqua, perché prima le ricerche, diciamo che noi in Italia siamo stati dei pionieri dell'archeologia subacquea. Da noi Nino Lamboglia è stato il precursore, però al tempo di Lamboglia, quando Lamboglia iniziò negli anni 50, gli archeologi non andavano sott'acqua, anzi lo stesso Lamboglia non era propenso a far scendere sott'acqua gli archeologi, non credeva nella promiscuità delle due professionalità. Per cui Lamboglia si serviva di volontari e si serviva di sommozzatori professionisti, particolarmente appartenenti alle corpi militari. Invece all'inizio degli anni 60 un americano, George Bass, fu chiamato a dirigere alcuni interventi di ricerche subacquee, li vedete qui nella cartina, ecco, in questa zona della Turchia, e i primi interventi che fece George Bass riguardarono, tra i primi interventi ci fu proprio un relitto, il relitto di Capo Chelidonia, che era una nave, forse fenicia, forse cipriota o micenea, e che è proprio della fine del XIII secolo. Ecco, ci siamo, no? Siamo nella nostra epoca. Ed era una nave che trasportava derrate di vario tipo, metalli da fondere, quindi una nave di tipo mercantile, una nave ampia, grande, ma non grandissima, perché non superava i 20 metri, anzi era più corta. E i materiali che trasportava erano molto preziosi, e le poche tavole che sono state trovate confermavano quello che ci raccontava Omero: erano assemblate tra loro a mortase e tenoni. E Bass continua negli anni successivi, negli anni 60, fine anni 60, e trova altri relitti lungo la costa, e anche lungo la costa di Cipro, di epoche diverse, finché negli anni 80 si
ci si imbatte in un altro relitto ancora più vecchio di quello di Chelidonia, perché questo è del XIV secolo avanti Cristo e questa nave è stata scavata per diversi anni fino agli anni 90 ed è una nave che ha permesso non solo di restituire una grande quantità di reperti archeologici, ma mi sa che eccola, è questa nave qua, questa ricostruzione della nave. Sotto vedete una ricostruzione della stiva realizzata in base a quello che è stato trovato e che è esposto oggi in Turchia nel museo dove è stata ricostruita praticamente tutto il carico e anche tutta la grafica, insomma, restitutiva della nave. Guardate la sorprendente coincidenza di questa ricostruzione con quelle che abbiamo visto prima, noi, le navi di ambiente siro-palestinese ancorate nel porto della tomba di Kenamon. Ebbene, vedete, non c'è bisogno che vi descriva le analogie, c'è tutto, c'è praticamente tutto. E adesso, dopo aver parlato di questo tipo di imbarcazioni che potevano accompagnare una flotta militare, che però vengono un po' trascurate, di queste non si parla tanto, Omero, lo diremo poi, ne accenna brevemente a un tipo di nave di tipo mercantile, perché quelle che ci vengono tramandate dalle pitture vascolari e dalle immagini che noi riusciamo a avere dall'antichità sono navi di tipo da guerra e quindi una tipologia diversa. Sono navi che i romani chiamano navi lunghe, naves longe. Sono navi di fatti più lunghe e strette che larghe, poco capaci di trasportare una grande quantità di materiali, ma sicuramente trasportavano un nutrito gruppo di uomini che, più che dire uomini trasportati, erano uomini che si trasportavano, in quanto mentre quel tipo di navi che abbiamo visto finora erano navi ampie, avete visto incavate con questa forma capace, con un albero con la vela, queste navi hanno sì un albero con la vela, eccolo qua, vedete, un albero centrale, però hanno anche numerosissimi portelli che vedete qui lungo le fiancate e sono i portelli dai quali escono i remi e sono le navi che erano adibite alla pirateria, ad azioni da guerra e che si accompagnavano ad alcune navi di tipo da trasporto come quelle che abbiamo visto sicuramente, ma che erano sicuramente le navi più famose, più adoperate per le esplorazioni, per le attività guerresche e piratesche, e sono le navi che trasportavano i soldati, che trasportavano gli eserciti. Queste immagini che vedete ci offrono le due tipologie principali che sono state elaborate recentemente da studiosi che si sono occupati del tema. Questa è la nave cosiddetta della tipologia di Skiros, che è la località in cui è stato rilevato il modello da pitture vascolari, e della tipologia 5 di Vedde e di 2 di De Van der Mortel. Non vi nominerò più questi nomi perché poi dopo vi confondono solo le idee, ma ricordate questo tipo di nave allungata con anche questa le estremità molto evidenti, la poppa qualche volta rivolta verso l'interno, la prua, avete visto come quelle della padella precedente che aveva i pesci, no? Stilizzati, queste possono avere pesci o uccelli o altri animali stilizzate, e
E accanto c'è quest'altra tipologia che è stata trovata su una pisside, cioè su un vaso, dipinta su un vaso da Tragana, vicino a Pilos, ed è anche questa una nave allungata come quest'altra e presenta, vedete, lungo la fiancata i portelloni vuoti da dove dovevano uscire i remi maneggiati dai rematori. Anche questa presenta le estremità molto rilevate. Una cosa che distingue queste due navi è la presenza a prua, in questo tipo, di una sorta di sperone, ma non è uno sperone, è soltanto un bulbo tagliamare. E in quest'altro modello non c'è, manca. Però per il resto, in questo modello non si vedono tanto i remi, ma anche queste devono essere spinte a remi, per il resto sono navi, imbarcazioni analoghe. Sono modelli di navi che sono, vedete, sono utilizzate intorno al 1200 avanti Cristo. Sono navi che possono essere usate molto bene per le azioni di guerra, perché sono mosse da rematori che all'occorrenza sono anche soldati, perché hanno una forma che le configura come navi veloci, agili, perché i tanti rematori permettono alla nave di fare evoluzioni rapide che non permette la vela, e però non hanno grande spazio per ospitare merci a bordo. Ma questo fatto non impedisce che possano essere usate talvolta anche per portare delle merci. Beh, ce lo racconta sempre Omero, perché Ulisse, quando racconta le sue vicende, dice pure che lui ha fatto un po' il pirata, se n'è andato in Egitto, è andato a saccheggiare. E ce lo racconta Omero quando dice che Telemaco va a trovare Menelao con una nave non molto grande, da 20 rematori, e la dea Atena stessa si preoccupa di fornirgli il carico per il viaggio, diversi otri, diverse anfore piene di vino e otri di pelle piene di farina per fare il pane. E siccome non c'era tanto posto, perché le stive non erano capaci, queste vettovaglie che servivano per la navigazione, per il loro trasferimento, venivano messe sotto i bagli, sotto i travi, dove sedevano pure i rematori. Vediamo. Ecco. Questo tipo di nave, che è quella di Tragana, che abbiamo già visto, del 1200 avanti Cristo, è una imbarcazione che si è tentato poi di restituire nell'immagine che vedete qui in basso. La sua lunghezza, e se li contate il numero dei portelloni, diciamo così, da cui uscivano i rematori, ce la configura come una nave da 50 rematori. E i rematori erano disposti 25 sul lato e 25 sul lato opposto. Esistevano navi da 50, è la più grande che conosciamo per quell'epoca, e esistevano anche da 20 e da 30 rematori. Hanno nomi un po' difficili da pronunciare, Eikosoros per i 20, Triacontoros i 30 e Pentecontoros da 50. Omero parla anche di navi da 20 da trasporto, e quando ne parla? Quando parla del palo con cui i marinai di Ulisse accecarono Polifemo, e dice che era un palo non come l'albero di una nave da guerra, ma come di una grande nave mercantile, una nave da 20 remi, dice. Quindi c'erano anche queste navi, che vedremo, che avevano una forma diversa e i pochi remi servivano
per la movimentazione in caso di bonaccia, perché in caso di bonaccia si rischiava di perire in mezzo al mare. Non so se stiamo andando, ancora ce la facciamo. Omero ci dà anche informazioni su come si presentavano queste navi e in parte l'ho già detto, dice che queste navi erano fornite di queste estremità e le chiama ortocrairos, cioè dalle corna erette, e poi le descrive spesso con l'aggettivo koilos, una nave concava, capaci e senza ponte. Difatti non nomina mai il termine catastroma, che significa ponte, come non nomina l'embolon. Qualcuno di voi, vedendo questa punta, questo bulbo davanti alla prua, poteva pensare a un rostro, ma non è un rostro funzionale questo, cioè funzionale per quello che fa il rostro, cioè sperona. Questo è un bulbo che voi vedete anche su molte navi moderne, perché serve per fare in modo di stabilizzare la nave durante la navigazione. Vedremo il rostro che viene inserito sulle prue più tardi e che modifica totalmente la tecnica del combattimento, perché queste navi non erano fatte per le battaglie navali come ce le tramanda la storia e come ci siamo abituati a vedere anche nei film, per esempio sul il film di Antonio e Cleopatra, le vicende delle guerre che ci tramandano i racconti anche degli storici, la battaglia di Azio. Le battaglie a cui partecipavano queste imbarcazioni dell'età eroica erano incursioni, aggressioni alla costa nemica, erano votate al saccheggio. Quando si incontravano in mare due flotte nemiche, cercavano di accostare e di abbordare, erano guerre ancora oplitiche, diciamo combattenti uomo contro uomo. La nave non era vista lei stessa come uno strumento da guerra. L'introduzione del rostro cambia la visione stessa della nave. La nave non è più soltanto un mezzo per trasportare uomini in armi che combattono, ma diventa essa stessa un proiettile che si può lanciare contro l'avversario. Lo vedremo, lo accenneremo brevemente, perché quando arriviamo ai rostri, già i nostri guerrieri non c'erano più da parecchio tempo, i nostri eroi. Queste navi, pur sembrando molto grandi, in realtà non raggiungono lunghezze superiori ai 30-32 metri nel Pentecontoros, mentre le altre, soprattutto l'Eikosoros, che ha soltanto 10 rematori per lato, sono 20 quindi in tutto, sono navi pressappoco intorno ai 15 metri, quindi sono delle navi abbastanza piccole e sono anche leggere. E questo fatto che fossero leggere lo rileviamo dai racconti anche sempre di Omero. Ulisse, per esempio, aiuta i suoi compagni durante il tentativo di fuga da Polifemo, che lancia i massi e vuole distruggere la nave, spingendo con un palo la nave da poppa. Quindi la forza di Ulisse e dei suoi uomini riesce a far sguizzare lontano la nave, spingendola anche con un palo da poppa. E da Pollonio Rodio, sul racconto delle vicende degli Argonauti, dice che in caso di necessità i marinai prendevano la barca e la portavano a spalla, la nave se la portavano a spalla per lunghi tratti. E poi sappiamo tutti che le navi non avevano bisogno di trovare dei porti per nottare, per fermarsi, perché era abitudine trarle in secco e poi l'equipaggio dormiva presso la nave, non nella nave, perché non c'era posto per dormire. Erano così scomode le navi, anche quelle dopo, quelle più recenti, le triremi, che
Si dice che Alcibiade, che era un personaggio molto ricercato, un po' un dandy che non voleva le scomodità, dato che l'equipaggio doveva, in caso di necessità, pernottare sulla sabbia, sui sassi, oppure dormire appoggiato a remo sopra le tavole dove remavano, Alcibiade non ne voleva sapere, e a poppa e a prua, dove c'erano le zone un po' più ampie con questi castelletti che avranno anche le navi posteriori, si fece segare delle tavole per mettere in questo incavo, in questa fossa che aveva ricavato, per mettere delle cinghie trasversali, e lui dormiva su queste cinghie e praticamente aveva inventato l'amaca, un'invenzione che verrà ripresa solo molto più tardi, ma che questo personaggio molto ricercatino dell'antichità aveva escogitato per poter dormire tranquillamente anche su una scomoda nave. Questi modelli di navi, quindi da 20, da 30 e da 50, proseguono oltre l'età eroica, e lo vediamo dal fatto che molto più tardi si trovano riprodotti ancora sulle pitture vascolari e i modelli che abbiamo visto nelle immagini precedenti, cioè nella mannave di Tragana, soprattutto quella che abbiamo visto poco fa. E qui vedete due navi che presentano un incontro tra due navi da guerra, che sono prive del bulbo a prua, che presentano i guerrieri pronti a scontrarsi tra loro, hanno i portelloni a vista nei quali si intravedono anche le schiene dei rematori, i remi che escono e che sono molto probabilmente remi di un pentecontoro da un lato e dall'altro. Le prue sono adorne di teste di animali, diciamo così, molto stilizzati, e probabilmente queste navi, sebbene Omero non parlasse mai di ponti, e quindi il catastroma non è nominato, in questo caso noi vediamo che i guerrieri stanno in piedi in qualche cosa che doveva essere una sorta di traversina, di passerella che permette di stare sopra all'altezza superiore a quella dei rematori. Allora ci si è un po' interrogati su che cosa poteva determinare la possibilità di stare in piedi, e ci soccorre lo studio di un rilievo più tardo, che non è di ambiente greco ma è di ambiente egiziano, ed è il rilievo della grande battaglia di Medina e Tabu, che è intorno al 1175 a.C., in cui è rappresentata la lotta tra gli egiziani e tra i popoli del mare. Questi popoli del mare erano una sorta di insieme di popolazioni che in quell'epoca di crisi in cui si configura questa vicenda storica, costituivano una sorta di, come si può dire, di compagni della filibusta, nel senso che si dedicavano a saccheggi lungo le coste del Mediterraneo orientale, finché nel 1175 Ramses III, in una grande battaglia, compie un agguato contro la flotta di questi personaggi, questa associazione di genti diverse, li sconfigge e celebra questa grande vittoria nel suo monumento funerario, nella sua tomba, e adesso vedremo anche l'insieme. Durante la raffigurazione della battaglia rappresenta questo tipo
questo modello di nave, e guardate come questa nave somiglia a quelle da guerra che abbiamo visto fino adesso, con le estremità di prua e di poppa molto elevate, una forma semilunata, e poi i combattenti che si affollano in piedi e che dovevano quindi camminare su qualcosa che era, se non un ponte pieno, una sorta di passerella che poteva unire la prua e la poppa. A poppa e prua c'erano dei castelletti che permettevano di stare in piedi, a poppa per il rematore, per il pilota, e a prua per chi doveva fornire notizie sulla rotta. E questa sorta di passerella centrale permetteva ai combattenti di potersi muovere agevolmente tra i rematori, tra poppa e prua, senza dover scavalcare le tavole, i travi, cioè i madie, come si chiamano, i bagli, ho avuto un lapsus, i bagli che erano i travi che univano murata a murata. E vediamo il grande rilievo, vedete, questo è il grande rilievo di Medinet-Abu, una grande confusione nella quale forse non capite niente adesso, ma io ho evidenziato alcuni punti che sono molto interessanti per la nostra chiacchierata, e li andiamo a vedere qui, questi tre punti li andiamo a vedere ancora qua, e qui vediamo almeno diverse cose interessanti, ma almeno questi tre spazi in giallo li dobbiamo descrivere. Queste navi che vedete qui, questa colonna con i remi che fuoriescono, sono le navi egiziane e presentano la forma semilunata, presentano delle prue decorate con una testa leonina, ma una cosa interessantissima che presentano è la vela. Prima vi ho fatto soffermare sulla vela delle navi di tipo siro-palestinese molto più antiche, del XIV secolo avanti Cristo. Qui siamo nel 1175 circa. È avvenuta una rivoluzione che è paragonabile a quella che sarà quella del rostro. Avete visto che quel tipo di navi di prima avevano due pennoni, uno superiore e uno inferiore. Ora, una vela attesa tra due pennoni è una vela rigida, perché è ancorata a due assi orizzontali ed è una vela che non può essere raccolta facilmente e cambiare geometria. È una vela che rimane rettangolare presso a poco, può essere più corta o più lunga, e poi c'è sempre quel pennone basso che dà ingombro e dà fastidio alle manovre. Succede qualcosa prima di questa data, per cui noi qui vediamo per la prima volta la rappresentazione di una vela ad un solo pennone con il bordo inferiore libero. Questo significa che il bordo inferiore non intralciava più le operazioni degli uomini a bordo, quindi era molto più agevole muoversi nelle azioni di guerra. Non solo, lo vedete qua, la vela poteva essere sollevata del tutto in parte come una tenda alla veneziana, e questo era una innovazione di tale importanza che era rivoluzionaria, perché permetteva di cambiare la geometria della vela. La vela poteva diventare un triangolo, un trapezio, e questo permetteva anche, per motivi che non vi posso spiegare perché ci vorrebbe troppo tempo, anche di orientarla, cioè di girarla con queste diverse geometrie, permetteva alla nave anche di risalire in un certo modo il vento. Beh, la differenza la potete capire. Oggi le vele sono quasi tutte triangolari, non ci sono più le vele quadre dei grandi velieri, perché la vela triangolare permette alle navi anche di risalire un po' il vento, quindi di andare anche controcorrente, se vogliamo. E qui ne troviamo la prima rappresentazione su una grande scena, e poi qui nelle parti rettangolari, in questo punto e poi in quest'altro punto, noi vediamo
due strumenti di guerra navale molto rudimentali ma funzionali. Quassù vediamo un guerriero che lancia un rampino che arriva qua, vedete, si vede la corda nera che traversa da un angolo basso all'angolo più alto questo rettangolo giallo e finisce con un ancorotto. Il rampino lanciato dalla nave egiziana sulla nave, una delle navi dei popoli del mare, faceva in modo che gli egiziani potessero richiamare la nave nemica e poi salire a bordo e quindi combattere corpo a corpo. Un altro elemento che troviamo invece qui in basso, e vedete questo omino che usa una lunga pertica per far ribaltare la nave nemica. Immaginate di avere due barche, una da un lato e una dall'altro, e voi con una pertica urtate la fiancata della barca del vostro avversario per farla ribaltare. Ecco, qui abbiamo questa rappresentazione molto vivace di un egiziano che spinge e fa ribaltare, la vedete che è capovolta, è sotto sopra, vedete le estremità alte che stanno giù, la nave nemica viene fatta ribaltare. Ecco che ci sono tante notizie in questa che sembra una grande confusione, nelle quali vediamo come l'incontro tra le due flotte comincia a diventare una vera e propria battaglia, dove c'è un esercizio di trovate per fare in modo di danneggiare anche a distanza il nemico con l'uso delle pertiche. Vediamo innovazioni come questa vela che non ha più il pennone basso ma la parte bassa è libera, e quindi capiamo che si stanno svolgendo delle grosse novità, la più importante delle quali sarà poi l'introduzione del rostro. Questa è una delle prime rappresentazioni, non è in ambiente greco, vedete Palazzo di Ninive, siamo all'inizio del VII secolo avanti Cristo, e questa è una nave, diciamo una nave fenicia, quindi sempre di ambiente mediterraneo orientale, ma siamo fuori dall'ambito greco. I nostri eroi non avevano il rostro, quindi il loro modo di essere, di combattere, di navigare si ferma a quella epoca che finisce con il grande rilievo di Medina e Tabu. Ma non possiamo non parlare noi di questa grande innovazione, perché questa grande innovazione del rostro, abbiamo detto, cambia tutta la filosofia del combattimento per mare, e è un'epoca questa, quella tra la fine dell'VIII e il VII, in cui ormai è definita la distinzione tra le grandi navi da trasporto e quelle che si specializzano più per la guerra, perché il rostro fa in modo di trasformare la nave in un'arma. Quindi navi sicuramente da guerra, navi da trasporto sempre più specializzate, sempre più ampie, e questa può richiamare quella a cui si riferisce Omero quando dice una grande nave, è il palo di una grande nave da 20 remi. Qui abbiamo una nave da 20 remi di ambiente fenicio, e questa nave, come vedete, vediamo dove sono arrivato, questa nave ha una caratteristica molto particolare, è una nave con una prua, abbiamo visto quelle a teste d'uccello, a teste di pesci stilizzati più o meno, questa ha una testa di cavallo, è quella che più tardi gli scrittori racconteranno con il nome di Hippos, e che i greci cominciano a chiamare col nome di Gauloi e poi Olcades, e sono navi tonde, diremmo poi, navi larghe, navi da trasporto e solo da trasporto. Quindi la distinzione nave da guerra e nave da trasporto ormai tra l'VIII e il VII secolo è ben definita, e queste navi da trasporto, vedete qui ancora gli poi,
che sono rappresentati in un rilievo a Siro con scene del trasporto del cedro, che era un materiale molto ricercato, erano alberi a fusto lungo. Gli egiziani avevano le acacie, avevano delle tavole che potevano essere soltanto più piccole, quindi il cedro, le foreste di cedri sono state distrutte proprio per la costruzione delle navi, e con questi legni erano costruite le grandi flotte commerciali dell'Oriente Mediterraneo. Ecco, qui siamo alla fine del periodo geometrico e vedete che le grandi imbarcazioni da guerra, che ormai cominciano a presentare segni sempre più evidenti della presenza di un rostro, ecco qua, sono le figlie delle nostre navi pentecontori e triacontori, sono le stesse tipologie di imbarcazioni semilunate, con le estremità molto evidenti sollevate e con la disposizione dei rematori su una sola fila, finché si arriva anche alla costruzione di biremi, cioè di due livelli di rematori su ogni fiancata. Qui la situazione è dubbia, perché siamo nel periodo geometrico e questa nave che vediamo qui in basso è un pentecontoro. Però qualcuno ha voluto vedere in questo pentecontoro la prima rappresentazione di un pentecontoro che avrebbe due file di rematori per lato. A questo punto sarebbe un ecatontoro. Cento. Però molto probabilmente invece, e io propendo per questa ipotesi, qui siamo in una rappresentazione di una nave a volo d'uccello, cioè l'artista ha voluto dare l'idea della nave non vista di profilo, ma vista, diremo oggi, da un drone che si solleva da questo lato dove noi guardiamo. E perché dico questo? Lo dico io, ma lo dice qualcun altro. Molti altri dicono invece che questa è una bireme. Faccio una piccola osservazione soltanto: guardate il lato da dove guardiamo noi, vediamo sì due file di rematori, però se guardate in basso sotto la carena a livello del mare, noi non vediamo una doppia fila di pale di remo, vediamo le 25 palette. Se fossero due file sovrapposte, i remi del piano superiore e quelli inferiore finirebbero sempre in acqua e noi ne vedremmo 50. Quindi siamo sempre di fronte a un pentecontoro, a una sola fila, ma la bireme è una realtà che verrà introdotta appunto prima che si affermi la grande trireme, la nave che poi impronterà della sua funzione determinante per la guerra navale l'epoca delle grandi guerre persiane. Della trireme parla anche Virgilio nell'Eneide e dice una volta dice che i troiani avevano le biremi e fanno delle evoluzioni navali con la bireme, ma la trireme viene nominata come nave facente parte della flotta troiana, intanto perché Virgilio non ebbe modo di rivedere l'Iliade e non si accorse di entrare in contraddizione, perché una volta parla di biremi, una volta di triremi. E poi perché probabilmente quando parla di triremi lo fa sotto l'influenza, diciamo la volontà sua anche di ingraziarsi Augusto, perché le triremi erano il nervo della flotta d'Augusto, e quindi dire che i troiani arrivavano con le triremi, con questo evidente anacronismo, era qualcosa che lui fa così proprio per ingraziarsi un po'
Augusto. Beh, la trireme è dotata inevitabilmente del rostro, questi sono i rostri che sono stati mostrati anche al Colosseo recentemente e sono quelli della battaglia delle Egadi. E sulle triremi c'è da fare un discorso lunghissimo, ci sarebbe da fare, perché prima di arrivare a questa ricostruzione degli anni Ottanta, che è stata fatta è stata fatta anche navigare, è visibile al porto d'Atene ancora oggi, si è ipotizzata la disposizione dei rematori in tanti modi, ma insomma si pensava che le triremi e poi questo va, non va, eccolo, no, siamo ecco, abbiamo finito qui, siamo arrivati alla fine, ma beh, vabbè, vorrei tornare indietro ma non ci torna. Ci può tornare indietro? Non ci va. Beh, le triremi, ah, fa tutto. Ah, ecco, ci stanno andando. Bene. Eccola, questa è la prossima. Ecco. Vedete a sinistra quel disegno, quella colonna lì. La trireme è un punto d'arrivo, è un punto d'arrivo dell'evoluzione delle navi dell'età eroica ed è un momento in cui cambia la nave totalmente la sua funzione, abbiamo detto, e si introduce questo fatto del terzo livello. È stato attribuito a vari popoli, dice Tucidide che erano i Corinzi, alcuni dicono che erano gli Etruschi, mi sembra Plinio è più propenso a attribuire l'invenzione agli Etruschi, altri dicono no, è un'invenzione fenicia. Quale popolo l'abbia inventata, quale sia stato l'inventore, Aminocle, Corinzio, chi altri, è poco importante. Quello che è importante è che cambia completamente il concetto, è l'introduzione della possibilità di mettere quest'altro livello e il rostro fanno della nave, quello che abbiamo detto, un'arma micidiale. Però poi sentiamo che nel corso della storia e soprattutto, per esempio, le guerre puniche vengono combattute con le quadriremi, quinqueremi e si è favoleggiato di 4, 5, 6, 8 livelli, 10 livelli, ma non si può salire così in alto, la nave si ribalterebbe, non funzionerebbe più. Ebbene, quello delle poliremi è rimasto un grande problema perché le navi da guerra purtroppo in genere si distruggono non avendo il carico, non restano superstiti elementi archeologici sufficienti per poterle ricostruire se non, come abbiamo visto, i rostri e qualche parte metallica. E questo poi è un tema che esula dal discorso che facevamo oggi e che è un punto d'arrivo e un punto di partenza per un altro discorso, se vogliamo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata ancora. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Non c'è nessuno, forse il freddo. C'è. Ecco, c'è qualcuno. Ecco, se può portare il microfono un attimo, perché così. Parla vicino. Si sente, oh sì. Beh, anzitutto complimenti a Roberto Petriaggi per questa bellissima esposizione che lui modestamente ha chiamato inizialmente la chiacchierata, ma che in realtà per noi archeologi terrestri, diciamo, è stato insomma una lezione, insomma, specialmente su aspetti tecnici e tecnologici che spesso ignoriamo e che ci fanno e sono uno spunto, un'occasione per approfondire delle tematiche rispetto all'eccezionale studio che fu fatto sulle navi micenee dalla Zancani nel corso degli anni 60 insieme a Marinatos poi. E appunto su questo volevo chiederti riguardo all'affresco di Santorini, no? Tu giustamente poni la domanda
che cosa rappresenti, insomma, questa parata, questa processione, insomma, di navi, il carattere, e hai dato in parte una risposta, e cioè che si tratti di una parata, come una parata trionfale. Trionfale, però c'è un fatto, una parata trionfale implica la presenza di navi da guerra, e là in quell'affresco quindi troviamo sia navi da parata, diciamo così, e poi anche navi da guerra, in quanto in alcune imbarcazioni, se ben ricordo, anzi ricordo bene, vi erano dei guerrieri con gli elmi a zanna di cinghiale, quindi chiaramente erano imbarcazioni da guerra. E non mi sembra, ripeto se ben ricordo, che ci sia una grossa differenza nella forma delle navi, tra le navi, diciamo, da parata e quelle diciamo, chiamiamolo, navi da guerra. Ambedue hanno questa forma arcuata con punta e poppa piuttosto slargata. Ripeto, almeno così io ricordo, ecco, se tu hai qualche elemento in più da illuminarci. No, è così, è così. Quando dicevo che questa distinzione tra navi da guerra e navi commerciali, navi mercantili, non era molto accentuata, molto evidente, dalle testimonianze che abbiamo, sia delle testimonianze iconografiche, Angelo Pellegrino ha sottolineato questo fatto, cioè che da quello che si vede non c'è questa grande differenza, se non per la presenza di armati a bordo, e che nello stesso Omero non si parla di navi di un tipo, navi di un altro tipo, se non per quell'accenno alla grandezza dell'albero, che dice è una nave larga, una nave di 20 remi, proprio questo dice soltanto, una grande nave, una nave ampia da 20 remi. Allora il fatto che la nave è larga, ampia, è una nave diversa dalle navi strette e lunghe che sono quelle più usate nelle azioni di mordi e fuggi, che può essere un atto di pirateria, però per quanto riguarda testimonianze iconografiche abbiamo rappresentazioni di navi dal punto di vista morfologico differenti da quelle di tipo piratesco, se vogliamo, da quelle che possono essere appunto le navi a remi, che sono quelle che sono più rappresentate e raccontate anche da Omero, perché Omero per esempio quando parla di Telemaco dice che aveva una nave da 20 remi rapida, che Atena gli fornisce proprio perché è una nave rapida con questi compagni che lo potevano accompagnare. Allora, anche nell'affresco di Santorini noi abbiamo queste navi che morfologicamente sono simili, però si differenziano per il fatto di trasportare da un lato una parata pacifica, quindi è come se ci fosse una sorta di rappresentazione del buon governo di Ambrogio Lorenzetti con i contrasti. Da un lato c'è la rappresentazione della pace, della città ordinata, e una rappresentazione di questa corteo che potrebbe essere religioso o civile, per una rappresentazione di esaltazione di un momento storico per loro che noi non conosciamo. Dall'altro sono le stesse imbarcazioni che però portano sopra degli armati. Questo perché era possibile? Perché potendosi usare, si potevano usare indifferentemente navi a remi o navi come quelle di tipo siro-palestinese del porto del rilievo di Kenamon, perché da un lato si voleva dare più importanza ed era più necessario trasportare una certa quantità di merci, come erano le due navi di Uluburun e di Chelidonia, che erano segnatamente delle navi impegnate in un trasbordo di merci, quindi un'attività di pace. Però non era vietato a nessuno di utilizzare imbarcazioni a remi più strette, più veloci, ma più strette, e quindi potevano portare meno cose, per azioni anche di piccolo commercio, di cabotaggio, oppure azioni di
rapina, quindi azioni che comportavano violenza e nello stesso tempo poi per trasportare il risultato del saccheggio, perché non c'era una differenza sostanziale in questo tipo di imbarcazioni, se non per il fatto che una era un'imbarcazione più lunga, stretta e più veloce, l'altro tipo era un'imbarcazione più larga e più capace. C'è questa singolarità che noi non le riconosciamo in ambiente greco, tra virgolette. In ambiente greco sono poco rappresentate, sono rappresentate nelle pitture vascolari più tarde, quando si vedono i triacontori, i pentecontori e così via. E nelle pitture dell'età del bronzo di Santorini sono rappresentate queste belle, eleganti imbarcazioni dalla stessa forma, sia in un momento di guerra sia in un momento di pace. La differenza è l'imbarcare gli armati. Più tardi la differenza sarà la presenza del rostro e la grande presenza di la trirema aveva 170 rematori. 170 rematori significa che non c'era posto neanche per un sacchetto di caramelle Golia a bordo. Era una nave che non poteva essere usata proficuamente per il commercio. Ed è questa la differenza, appunto, tra le navi dell'età storica, che si differenziano in maniera chiara, ne parlano gli scrittori, ma si vedono evidentemente nelle rappresentazioni, tra nave da commercio, nave quindi mercantile, e navi da guerra. Nell'età più antica, quella che chiamiamo appunto l'età degli eroi, e per tutta fino a in età greca, fino al VI-V secolo, quando compaiono le prime scene di nave mercantile attaccata dai pirati, sulle pitture vascolari cominciano a vedersi, ma se no più anticamente la nave mercantile non ha quasi cittadinanza sulle rappresentazioni e sui racconti, insomma, ecco. Non so se ho risposto un po' con questo commento, se Angelo è soddisfatto di questa. È una cosa che anche a me lascia un po' di perplessità, questo fatto che non abbiano. Quando ho detto, presentando le navi di Chenamon, dico sono navi del XIV secolo a.C., sono ampie navi commerciali e si vedono con tutti quegli omini che scaricano otri, anfore, pitoi. Come si può pensare che una flotta, una grande flotta che trasferisce armati o trasferisce, come nel caso di Enea, un certo cospicuo numero di uomini, donne, vecchi, bambini. Pensate soltanto a una cosa: se una nave, cioè se un convoglio marittimo fosse stato composto soltanto di navi a remi, soltanto per portare il necessario, e ce lo racconta Telemaco nell'episodio di lui che va a Pilos e poi a Sparta, una breve navigazione, Atena gli prepara la nave e gli dice pure: guarda, vai al deposito di casa tua e fatti dare una ventina di anfore cariche di vino, gli otri carichi di farina e così via, perché per una breve navigazione, per come lo dice, partono la sera e la mattina dopo stanno già al porto di Pilos, breve, riempiono i sottobagli, cioè sotto i bancali dove remavano, riempiono di quello che serviva per i rematori. Pensate che si navigava con la bella stagione. I rematori che remavano bevevano, perché la benzina dei rematori era l'acqua, e d'estate un rematore consumava circa un litro d'acqua l'ora, era una Ferrari. Pensate quando ci sono 100 rematori, 50 rematori, il pentecontoro ce n'aveva 50, ma poi pensate alle triremi con 170 rematori, ai remi. È vero che la navigazione di crociera era fatta a vela, perché questi poveretti non potevano remare in continuazione. La battaglia era fatta dai rematori. Quando c'era bonaccia remavano, ma se no si navigava a vela.
Ma i 170 rematori, quando remavano, bevevano e mangiavano. Quello del mangiare è anche un'altra questione, perché il mangiare se lo dovevano procurare. Pescavano e compravano al mercato. Ci sono anche delle storie divertenti, commediografi greci che parlano delle donne al mercato che vedevano arrivare questi soldati vestiti e si andavano a comprare i pesci salati, il pecorino, perché dovevano provvedere alla loro alimentazione. E poi dovevano imbarcarla, e se la traversata era lunga prendeva tutto il posto possibile. Conveniva andare a fare commercio con una nave a remi? Non conveniva più. Ecco che c'erano le grandi navi onerarie che durante appunto l'età ellenistica e romana anche accompagnavano i convogli delle navi da guerra. Quindi le flotte di Annibale e quelle romane andavano con le quinqueremi e così via, però avevano anche appresso queste navi da trasporto. E questo doveva avvenire anche nell'età eroica, quando accanto a queste triacontori, pentecontori, queste belle navi snelle, ma funzionali soltanto ad azioni veloci di guerra, ci doveva essere, perché esistevano, le abbiamo viste sui rilievi della tomba di Kenam, c'erano queste belle navi capaci che potevano, e quindi dovevano andare in convoglio anche delle navi da trasporto, che era forse meno poetico citare, insomma, che Ulisse e compagni ci avessero anche bisogno di farsi il panino e quindi che avessero bisogno anche di un certo vettovagliamento, ma ne aveva sicuramente bisogno Enea con i suoi vecchietti, Anchise e tutta la famiglia, e le famiglie dei troiani che scappavano da Troia. Quindi tra storia e realtà bisogna fare un po' un compromesso, credo. Benissimo, grazie. Non so se ci sono altre domande. No, c'è il microfono, così sentono tutti. Accendere, sì, bisogna accendere. Io, eccolo, complimenti. Avrei solo una curiosità. Vedendo appunto quei rilievi di navi fenice che hanno sulla prua la testa di cavalli, mi è saltata alla mente che insomma questa associazione, no, fra il cavallo e il mare è una costante, sembra, perché Poseidone, dio del mare, creatore dei cavalli. Addirittura poi anche in epoca romana Vegezio, mi sembra anche Plinio, alludono al fatto che sia la fanteria di Marina, i marinai, sia anche la cavalleria aveva questo colore, insomma, di corpo che era il blu, il colore del mare. I dioscuri, domatori di cavalli, ma anche incredibilmente dei protettori della navigazione dei porti. Mi chiedevo se fosse solo stato, ecco, dicendo la moderna, un copia e incolla dai fenici in poi di questa mitologia, oppure se effettivamente c'è qualcosa di più arcaico, di più ancestrale, che può insomma aver dato adito a questa associazione che è interculturale, alla fine abbraccia tutto il Mediterraneo e tutte le culture che ne fanno parte. Il paragone è interessante, queste osservazioni, perché i cavalli del mare è un'espressione che usa già Omero nell'Odissea, ed è proprio Penelope che, quando scopre che il proprio figlio si è imbarcato e lei non sapeva niente, perché Atena le ha detto vai a prendere di nascosto, però non dire niente a Penelope, nel magazzino segreto dove tenevano le vettovaglie per poter accogliere Ulisse quando fosse tornato, e Penelope se ne accorge e dice all'araldo: ma che bisogno c'era che mio figlio mi abbandonasse di nascosto per imbarcarsi sulle navi che sono i cavalli del mare, che percorrono il mare come i cavalli? E poi dice: questo figlio non ha timore di morire e di lasciarmi sola e di perdere il regno e tutto quanto. Ecco, però dice: si è imbarcato sulle navi che del mare sono i cavalli.
E questa storia del cavallo con Poseidone e così via, e il cavallo rientra sempre anche nel cocchio di Poseidone, questi ippocampi che sono cavalli del mare, e sono, è una figura che ricorre sempre nella storia. E queste navi ippoi fenice vengono commentate anche da più tardi in età ellenistica, e hanno fatto anche pensare a Tibboni, Francesco Tibboni, no, un archeologo, un nostro collega, alla possibilità che l'Ippos di Troia fosse una nave, cioè il cavallo di Troia fosse una nave. È un'idea questa che già il commentatore Servio di Vigilio e alcuni altri, non mi ricordo se era Plinio o qualcun altro, che scrittori antichi, dicevano: ma soltanto un fanciullo può pensare che i troiani si facessero ingannare da un cavallo. Cos'è questa storia? Tanto che si preferiva parlare di machinamentum bellicum, cioè di una macchina da guerra. Dice: forse i greci avevano preparato una macchina da guerra particolare, noi non sappiamo cosa fosse, dicono gli storici romani, e che una macchina che si chiamava Ippos, perché questa storia del cavallo sembrava una cosa un po' strana, quindi il machinamentum bellicum. Certo è però che questa figura del cavallo veloce che corre sul mare, e impersonato anche dalla nave, alla quale si dava questa testa equina, è una suggestione che rimane nella letteratura, ma rimane anche nella mente di noi tutti, che i cavalli marini, l'ippocampo e queste scene sono sicuramente legate alla grande suggestione che c'è nelle storie di mare, i grandi misteri. Bene, grazie. Se non c'è nessun altro, allora devo ringraziare davvero, dobbiamo ringraziare tutti Roberto Petriaggi per questa veramente interessantissima chiacchierata. Grazie a voi per l'attenzione, perché il tema è molto complicato, complesso. Molto complesso, e sono grato al vostro interesse. E perché lungo un lasso di tempo, no? È molto lungo, ampio. E certamente abbiamo detto scorcio del quarto secolo, quarto millennio. Avanti Cristo, quindi siamo la dal villa. Quarto millennio, quindi a e poi tempi più recenti. Progresso. Benissimo, quindi grazie a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.